Ciao, Daddy! Che stai facendo? Oh, woof! Ma sono foglie! Daggy le colleziona. Ma qui ne manca una, Daggy. Woof! Quella è l'unica foglia che non riesce a trovare. A che cosa assomiglia? Quella foglia sembra un arcobaleno. Sì, Happy, quella è la foglia arcobaleno. È una foglia davvero speciale e molto difficile da trovare. Possiamo aiutarti a cercarla, Daggy? Tenete gli occhi aperti se volete trovare quella foglia arcobaleno. Foglia arcobaleno! Oh? Oh? Ti dispiace? Mi scusi. Non era quella giusta. L'ho trovata! Oh. È questa la foglia arcobaleno, Daggy? Woof woof. Oh, woof. È una foglia tigre. Oh. Oh, è pur sempre una gran bella foglia. Andiamo, continuiamo a cercare. Sì. È questa qui la foglia arcobaleno? Oh, woof. Quella è una foglia di palma, la più grande che abbia mai visto. Non credo che entrerebbe dentro al libro di Daggy. Oh, woof! Ancora nessuna traccia della foglia arcobaleno? Woof! Adesso deve trovarsi qui nei paraggi, da qualche parte. Si è fatto un po' buio. Che cos'è stato? Forse c'è un mostro. Oh, woof. Daggy ha ragione, Lupetti. Non esistono i mostri. Oh, woof! È solo un mucchio di foglie. Non è un... Mostro! Oh, woof, woof! 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 Allora, Lupetti, ognuno di voi riceverà woof delle cesoie. Mi raccomando, fate attenzione. Dunque, quali sono le regole per le cesoie? Tenerle sempre dall'impugnatura. Giusto, Betty. Tenerle chiuse quando non le stiamo utilizzando. Esatto. Tenerle basse e sempre di lato. Molto bene, Tag. Non correre con le cesoie! Molto importante, Rolly. Indossare un elmetto! Forse basterà seguire le altre regole per essere al sicuro, Happy. Oh, woof, woof! Allora, avete le vostre cesoie e le siepi. Adesso potete cominciare con piccole sforbiciate, senza fretta. E potreste riuscire a fare una sfera bella come... quella di Daggy. Oh, woof. Possiamo fare soltanto sfere? Oh, no! Ci sono tante altre forme che potete fare. Wow! Finito! Oh. Io ho fatto un quadrato. E io un ovale. Triangolo! Stella! Ottadecagono! Ha ben 18 lati! Acci
Accidenti! A quanto pare i lupetti hanno un talento naturale, Dagi! Wow! Facciamone degli altri! Sì! Penso di poter lavorare su questo. Piccolo, ma molto carino. Che cosa posso fare con te? Così, se avessi tu il singhiozzo. Ora basta, Lupetti. Non è affatto divertente. Sembra che questo singhiozzo ci sia sfuggito di mano. Vediamo se Dagi ci può dare un aiuto. Sì! Che cercano di dirti è che hanno il... esatto. È soltanto una gallina. Perché la gallina è seduta sulle uova? Le sta covando. Ora le tiene al caldo affinché si schiudano, facendo così uscire i pulcini. Wow! Le uova sono incredibili! Uff! Oh, sì! Dagi è un loro grande fan. Ha persino il distintivo dell'uovo. Hai dovuto covare un uovo per ottenerlo, Dagi? Le uova cominciano a schiudersi! Woof! Un pulcino! Due pulcini! Credo che questo stia avendo qualche problema ad uscire. Una zampa! Oh, guarda, un'altra zampa! Guarda, delle galline! Guarda! Un topo, un polpo, un ippopotamo, un coccodrillo... Un rinoceronte! Un rinoceronte! Guarda, guarda! Un grosso cane marrone! A wolf! Guarda! Un nido, un campo, una nuvola, una staccionata, un ramo, un sassolino! Salve, Lupetti! Chissà che cosa avrà in mente Dagi per voi oggi. Io non lo so. Adesso sta leggendo il giornale. Oh, che vento! Uff! Oh no! Il tuo giornale è volato via! Tranquillo, Dagi! Lo riprenderemo noi! L'ho preso! Sì! Ecco qua il tuo giornale, Dagi! Oh cielo, non credo che riuscirai più a leggerlo, Dagi. Cosa hai intenzione di fare?
farci adesso? Woof! Ah, ma certo! Il distintivo della barca di carta! Si può fare una barca con della semplice carta! Woof! Ma certo, lupetti! Per prima cosa prendete un pezzo di carta, lo piegate a metà, lo piegate ancora, lo riaprite, piegate gli angoli, tirate sul bordo inferiore, lo infilate dall'altro lato, spingete, piegate a triangolo e lo riaprite. Semplicissimo! Una barca di carta! Wow! Galleggia! Galleggia! Sì, galleggia! Scusa, amico? Ma che cos'è? Credo proprio che quello sia il nostro piatto. Ops, scusi. Che accidenti stai facendo, amico? Siamo già in ritardo per il picnic. Picnic! Signore, abbiamo un problema. Il picnic si terrà sull'altra sponda del lago. Oh, per mille mirtilli, che cosa facciamo adesso? Ve lo dico io. Vi prepareremo una barca di carta. Noi non abbiamo carta, signore. Oh, per mille mirtilli! Ma noi sì! Uff! Siamo salvi! Sì! Vi costruiremo un'enorme barca di carta. Sì! Finita! Wow! Che bella barca, lupetti! Uff! Ti va di portarci con te a osservare gli uccellini, Dagi? Oh, uccellini! Oh, cielo! Shh. Sì, lupetti, se volete andare ad osservare gli uccellini, dovete fare molto piano, altrimenti gli uccellini voleranno via e non sarete in grado di vederli. Dovrete bisbigliare. Non è così, Dagi? Uff! Un uccellino! Un uccellino! Ho appena visto un uccellino! Uccellino! Rolly! Ricordate, dovete fare piano, lupetti, o spaventerete gli uccellini. Credo che Dagi abbia avvistato un altro uccellino. Si tratta di Annie, lo struzzo. Uccellino! Rolly! Scusate. Sì, scusa, Annie. Dagi e i lupetti stanno osservando gli uccellini. Bene! Ciao, Annie! Ciao! È da qui che viene fuori il miele, Dagi! Uff! Dagi, ma le api non facevano il miele? Di solito è così, Norri! Che strano! Vi posso aiutare? Avete del miele, per favore?
Spiacente, lupetti. Attendiamo che le api del miele consegnino il nettare. E dove sono? Non saprei, ma faranno meglio ad arrivare presto o la regina non avrà miele per il suo tè pomeridiano. E là? Che cos'era quel rumore? Sono le api del miele. Squadrone del nettare, riuscite a ricevermi? Vi riceviamo forte e chiaro. Prepararsi all'atterraggio. Negativo, torre di controllo. La pista di atterraggio è bloccata. La pista è bloccata? Abbiamo bisogno del miele subito, Capitan Pasticcio. Vi farò strada io, Pasticcio. Non farlo, Maverick, è troppo pericoloso. Ah, sì, ci siamo. Non preoccuparti. Reginetta, ecco il nettare. Ce l'ho fatta! Non ce l'ho fatta! Ah, amici, è un disastro laggiù! Capo dello squadrone a torre di controllo, sembra che siamo bloccati quassù! Ma è quasi l'ora del tè! Qualcuno potrebbe mettere su il bollitore? Oh no! Sono i nostri giocattoli! Bloccano la pista d'atterraggio! Personale di terra, operazione mettere in ordine! Sì! Pista d'atterraggio libera! Urrà! Qualcosa non va! Capitan Pasticcio! Tutto a posto? Sono un po' nei pasticci, torre di controllo! La mia strumentazione è tutta piena di miele! Non preoccuparti, Capitan Pasticcio! Ti aiuteremo noi! Il vento è buono! Stai volando sotto sopra! Oh, ottima osservazione, Happy! Grazie mille! Stanno per atterrare e sembra tutto normale! Restate sul bersaglio! Bentornato, Pasticcio! Maverick? Jaeger? Waldo? Earhart? Baron? Yeah! Ce l'avete fatta? Sì! Adesso scaricate la merce! Di fiore in fiore in fiore ronza la pina del miele, raccoglie il nettare senza pause né lamentele. Porta il nettare nell'alveare, dove le api operaie lo possono lavorare e lo trasformano affinché la regina possa avere il miele per il suo tè. Miei cari lupetti, grazie per aver riportato lo squadrone a casa sano e salvo. Mi piacerebbe ringraziarvi con un barattolo pieno di miele del nostro alveare. Sì, pancakes con miele! C'è giusto il tempo per un'altra cosa. Un Daggy abbraccio! Oh! Daggy abbraccio!